terreno di gioco in fase di preparazione. Luigi vi saluta, sono ritornato dopo una partita di assenza. Oggi domenica 11 ottobre, Brera che scende in campo per confermare gli ultimi risultati positivi ottenuti sia in campionato che in Coppa Lombardia. In campo scende contro la Garibaldina, che solo per il nome non può che farci simpatia. Una squadra che sicuramente rispettiamo, che in questo avvio di campionato ha realizzato 3 pareggi e una sconfitta, sperando che non migliori le proprie prestazioni proprio oggi contro il Brera. Niente, Brera Channel vi invita a seguire tutta la trasmissione con interviste, la partita, i commenti, il post partita. Quindi buona visione e a tra poco. Siamo in questo magnifico centro della Garibaldina, in zona Bovisa. Qui a fianco a me, come potete vedere, il presidente Aleotti del Brera, il segretario generale della Garibaldina, che ci ospita quest'oggi. Un saluto innanzitutto a Brera Channel. Beh, insomma, i nostri telespettatori sono abituati a vederci, quindi dobbiamo salutare soprattutto la squadra avversaria che incontreremo oggi e riospiteremo all'Arena nel girone di ritorno. Speriamo. Grazie, grazie di tutto e sono ben contento di incontrare la squadra del Brera. Speriamo che sia anche una bella partita, auguri anche per tutte e due le società. Noi abbiamo bisogno di punti, speriamo di portarveli a voi, sportivamente, grazie. Quindi ci aspettiamo sicuramente una partita all'insegna dell'amicizia, ma della sana sportività e del sano agonismo. Quindi la Garibaldina farà di tutto per portarci via dei punti, ma lo stesso modo si comporterà il Brera, ci aspettiamo. Esatto, noi ne abbiamo prima della partita uno già in tasca, però adesso cerchiamo qualche posto dove recuperare gli altri due, dentro le reti della squadra avversaria. Non possiamo fare altro che fare quindi un migliore augurio a entrambe le squadre, una stretta di mano amichevole e auguri a entrambi.
E come tradizione vuole, a commentare le sconfitte qui di fianco a me c'è il bel faccione del nostro presidente, che quest'oggi però ha perso la sua imbattibilità in panchina, perché fino ad ora se n'era vantato tantissimo. Quando lui va in panchina il Brera vince. Oggi non è successo. Oggi non è successo, però continua a mettere la faccia di fronte alle sconfitte, cioè che non è una cosa tanto facile o semplice. Che dire, sì, anch'io ho perso la mia imbattibilità. Una partita strana però, perché non ho mai pensato di perderla, salvo quando l'arbitro ha fischiato la fine che ci siamo resi conto. Comunque complimenti alla Garibaldina, che è stata una squadra tosta, con gli attributi, che hanno giocato fino all'ultimo con grande voglia, eccetera. A noi c'è andata un po', come dire, peggio di quello che potevamo aspettarci, nel senso che se il rigore entrava sul 2-2 cambiava forse la partita. Brera che perde quindi una continuità di risultati che sembrava aver trovato nelle ultime due settimane, e speriamo di ritrovarla alla prossima partita. Certo, come ha detto il presidente, una gara sfortunata, e ci aspettiamo di rifarci quindi fra 7 giorni. E noi vi raccomandiamo di restare sintonizzati su tutti i nostri canali, sul sito ufficiale www.breracalcio.com, il canale YouTube, il nostro profilo Facebook, insomma, per seguirci avete tutti i mezzi. E niente, noi vi salutiamo e forza Brera.